Allora, ciao ragazze, proseguendo con questa review swatch sui miei rossetti, gloss e quant'altro. Allora, l'altra volta eravamo arrivati a queste prime due file di gloss e proseguiamo sotto con rossetti. Allora, premetto che molti di questi non so da quanto li ho, non mi ricordavo neanche più di averli, sono delle palettine, dei campioncini, perché non sono un rossetto vero e proprio, però insomma alla fine i colori sono validi, magari sono colori che io cercavo anche, che mi piacevano, che manco sapevo, mi ricordavo di avere e ho fatto bene a fare questa cosa, lo sapevo che mi sarebbe stata più utile, cioè più utile a me che a voi. Perché almeno riesco a vedere, a visualizzare insomma tutti i colori che ho e so cosa devo comprare o non comprare, insomma, perché non ho voglia di, insomma, di sprecare le cose, guardate quanti ne ho. Calcolate che comunque questi, vi ripeto, sono prodotti vecchi, 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 per cui ho voluto fare questa cosa perché mi piaceva ricordare che colori avessi, che prodotti avessi. Però non so se sono ancora buoni, se posso ancora utilizzarli, per cui non, cioè non scandalizzatevi se ho così tanti colori, perché sono davvero delle cose, alcune minuscole, tipo queste qua, palettine minuscole che adesso vi faccio vedere, e alcuni, vi ripeto, sono prodotti vecchi, 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 per cui proverò a utilizzarli un pochino tutti uno a uno per vedere se mi danno qualche reazione allergica o qualcosa, insomma, vediamo. Volevo farvi notare come, se vedete, questi qua rispetto a ieri, allora il primo video l'ho fatto ieri sera praticamente, e vedete come si è creato una sorta di olio tutto schifoso intorno, vedete anche tipo in trasparenza, vedete. Hanno rilasciato praticamente tutte le loro sostanze e il foglio è come diventato appunto trasparente in quelle zone e ciò vuol dire che sono molto molto oliosi. Quelli che no, hanno meno questo effetto, tipo questo qua della Revlon, tipo questo qua della Clinique, vedete che intorno non hanno l'alone come gli altri, vedete? Ecco, vuol dire che sicuramente sono più matte, più scriventi, più pigmentati e meno gloss. Infatti l'avevo già detto. E mi piacciono di più, nel senso mi dà fastidio pensare che sulle labbra metto una cosa che poi fa questo effetto oleoso. Però vabbè, c'è anche questi qua della Revlon, però guardate, vedete questi brillantini che adesso il colore è quasi scomparso praticamente. E è rimasto questa chiazza oleosa con un po' di colore. Allora, passando ai rossetti qua sotto. Allora, qua vedete un Dior, non scandalizzatevi, lo sapete che è tutto lo cosco, lo co io. È un campioncino, ve lo faccio vedere. Tac, tac, tac. Questo Dior, il numero appunto 483, e non lo so neanche da dove arriva. È un campioncino così, non l'ho quasi praticamente mai usato. Ed è comunque questo colore qua, un colore tipo rosa antico, ma è troppo brillantinoso per i miei gusti. Poi, proseguendo, Gioia, cioè questa è una cosa assurda proprio. Guardate, è questo. Questo era, guardate anche qua dietro, come si dice, un campioncino che mia mamma aveva trovato nel giornale Gioia, un po' di tempo fa c'era questa rivista. E c'era dentro questo qua, una volta c'era dentro un ombretto vecchissimo, però guardate che bel colore, io è tanto che cerco un colore così arancio e non l'ho ancora mai trovato. Questo è bellissimo, non so appunto se posso utilizzarlo ancora, nel senso che come vedete non c'è data di scadenza né niente. E la cosa un po' mi infastidisce di questi prodotti qua vecchi, perché comunque io non so da quanto li ho e non posso sapere se sono scaduti oppure no, perché non c'è la data. E per cui, boh, nel senso proverò ad usarli e vedo un attimino come sono, se è il caso. Poi, proseguendo, questa è una palette, i colori di una palette, The Color Institute, questa famosa marca sconosciuta che non so neanche, insomma, cosa sia. E sono praticamente questi colori qui. Allora, aspettate che... Ah, ecco, ho mangiato. No, niente. Tac. Allora, all'interno ha il suo pennellino. E sono questi colori qui. Tac. Vedete, non hanno nome, non vi so dire, insomma, come si chiamino.
sono dei bei colori, effettivamente. Ma scriventi, io vedendoli così, ve lo giuro, li ho usati forse uno o due volte, non mi ricordo. Pensavo fossero più dei gloss più trasparenti come colore. Qui sulla carta sono molto scriventi, cioè notate che comunque la differenza rispetto a questi qui oleosi, proprio gloss, c'è. Questo è colore, sono colorati, mi sembrano abbastanza pigmentati. Sulle labbra non mi ricordo, non vi so dire come sono. Però comunque sicuramente sono un'ottima alternativa, così in versione mini, di colori magari un po' particolari, tipo questi viola che magari non mi va di acquistare, li ho qui, devo provarli perché comunque li ho sempre accantonati, li ho sempre un po' snobbati perché vi ho detto io prima non mettevo mai cose sulle labbra, mai, 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 odiavo anzi i rossetti e quant'altro. Ora li sto rivalutando e mi piacciono molto, mi piace avere tanti colorini, mi piace, cioè la vedo proprio come una cosa, non lo so, una mini collezione cioè di colori. Io non so, non mi ricordo se ve l'ho già detto, ho fatto liceo artistico e abbandonando un po' l'arte mi è mancato il fatto di usare pennelli, colori, pigmenti, polveri, materiali vari, pastelli, pennarelli e quant'altro, cioè ma i colori hanno sempre affascinato. E poterli ora utilizzare sul mio viso e giocare con la pittura sul mio viso è una cosa che cioè mi piace, mi fa ritrovare un attimino quel gusto, quel qualcosa che mi manca del E passato, questa era la diciamo. prima Palettina, l'ho chiamata 1 perché poi io dietro l'ho numerata, ho scritto 1 in modo che so qual è. La seconda, sempre di The Connor Institute, è questa qui. Allora, tac tac tac, ve la apro. Anche qui colori molto, i primi vedete sono colori naturali, anche di qua erano un attimino più naturali, passando per un rosso arancio a dei viola qui naturali, anche qui un rosso e poi colori più scuri dorato marrone, tac, e sono questi, ve li faccio vedere guardandoli così, tac. Anche questi sono dei bei colori, io cercavo dei colori naturali, vedete, non li ho mai quasi mai utilizzati questi qui, se non mai, vedete che comunque il colore è bello pieno, non è, io vedendoli così mi sembravano un po' glitterati e non mi è mai piaciuto, un po' trasparenti, un po' insomma una pattonata, cosa che sicuramente sarà, però per quello che c'è li ho, perché spendere altri soldi usiamo Poi prosegui. questi. Seguendo, allora qua mi dispiace tantissimo, allora lo swatch su questo foglio qua che non è proprio bianco, non, cioè probabilmente lo vedete bianco, però in realtà l'ho preso tipo un giallino per fare più color carne, ma vabbè, è stata pessima la scelta, fa niente. Siccome l'ho fatto ieri sera, ora è successa la stessa cosa che è successa qui, vedete, si è creato l'alone di lucido. Questo era una cosa che io adoravo, uno dei pochi, diciamo, rossetti, lucidolabbra che mi piacevano proprio proprio tanto quando ero più piccola. E che mi aveva regalato mia madre perché sapeva che mi piaceva. È un duo della Pupa che è questo qui. Vedete com'è? È bellissimo, cioè a me faceva impazzire. E c'è da una parte questo rossetto molto molto cremoso con due colori che si possono miscelare oppure usare uno solo. E cioè usciva, qua fa cagare proprio, però usciva un bel bordeaux bello bello intenso, violaceo, molto luminoso. E dall'altra parte, come si dice, un gloss molto molto lucido, metallizzato, un bel Amore. colore. Cosa c'è scritto? Trucco lip cream, rossetto cremoso a colore pieno, gloss brillante metallizzato. È lo 04 5 ml. Ecco, anche qua non c'è la scadenza. Proseguendo. Seguendo qua sotto, vedete, questi sono quattro campioncini dei mini Mini tester che non so di campioncini, cosa cosa siano. siano. Di che marca siano. Boh, qua sono numerati, però siccome intorno c'erano delle altre cose che probabilmente ho diviso con mia madre, non lo so, boh, ci sarà stato scritto la marca, io ora non la so. Comunque sono questi quattro colori qui. Non li uso mai anche perché è scomodo prendere il pennellino e tirarli fuori da qui, però ve li ho insomma campionati. Allora, proseguendo, vado alla parte sopra, proseguendo qua sopra abbiamo quelli che sono rossetti veri e propri, e magari tinte e tinte. Allora,
Partiamo dal primo rossetto qua. Questo qua è un viola proprio tipo baby, sembra finto. E effettivamente io questo qua lo adoro. Guardate qua che cos'è. Era una cosa che io avevo quando ero piccolina. Era un rossetto tipo giocattolo che avevamo io e una mia amica. Lei ce l'aveva tipo fucsia, io ce l'avevo così viola. Non so quanti anni ha questa cosa. Però ritirandolo, non c'è scritto proprio niente, non c'è scritto marca, niente. Era proprio tipo un giocattolo per bambini, una cosa proprio innocua. Ma lo adoravo e mi faceva sentire grande, mi ricordo, avere questo oggettino tra le mani. E guardandolo adesso, guardate, il colore è bello, c'è cioè proprio un bel colore, a me piace un sacco. Per cui proverò a utilizzarlo perché, insomma, voglio vedere in che stato è, insomma, mi piace. Poi, aspetta che metto subito in ordine perché sennò poi non trovo più niente. Proseguendo, rossetto, ta ta ta, questi sono... Sì, vabbè, cioè non ve lo faccio, è una cosa scandalosa, guardate com'è conciato. Questo non era mio, sempre a mia mamma, amiche di mia mamma. È però un bel marrone molto molto carico, vedete, non so di che marca sia, né niente. Questi qua sono, vedete, gli sconosciuti, li ho chiamati perché non so di cosa sia. Andando avanti, un bel color marrone, mattone, un po' più chiaro. Cioè, guardate questo com'è ridotto. Cioè, questa è proprio una cosa oscena. Cioè, mi vergogno a farvelo vedere. Non era mio, ve lo ripeto. È stato trattato in una maniera scandalosa. Devo dargli una sistematina perché comunque il colore mi piace. È quel pesca, marrone, mattone, insomma, non ve lo so ben definire, però insomma, lo vedete. Penso sia abbastanza uguale a come in video dal vivo. Proseguendo, un bel color tipo corallo. Sì, lo definirei corallo. Questo è Valentin, non so neanche cosa sia. Boh, Bergamo, Italy, vabbè, 305. È bello, cioè è un bel colore. Io addirittura questo qua l'ho usato anche come blush e mi piace un sacco. Vedete? È questo qua. È un colore un rosa corallo praticamente. Poi proseguendo, aspettate che metto via. Questo qui, anche questo qui trattato malissimo, cioè guardate in che stato è, vecchio come me questo coso. È... Ah, li ho invertiti, sapete? Li ho invertiti. Questo qui, infatti, avevo fatto anche la X perché comunque lo uso. Era quello che usavo come blush, scusate. Questo qui è questo. Questo è di un'amica, era di un'amica di mia mamma. Infatti, vedete, la forma così non la faccio io. Io tengo le forme normali. C'è la gente che si mette il rossetto praticamente tra le due labbra così e lo fa diventare a punta. Io no. E infatti gli ho ridato una forma un attimino più così. Anche questo mi piace molto, vedete, è lo sconosciuto questo. Questo, anche questo è sconosciuto, però questo è quello che vi ho fatto vedere prima. Scusate, perdono. Proseguendo qua ho una serie di quattro rossetti, sempre di questa famosa Color Institute. Che, allora, alcuni sono orridi. Il classico rosso, il primo, è quello che ho usato di più in questi anni, diciamo, giorni. È un classico rosso, va bene per tutto, lo tampono sulle labbra, lo metto pieno, lo metto sulle labbra. È il più consumato che ho perché è quello con cui ho fatto di tutto e di più. Vedete, è quello di tutti i miei rossetti il più consumato. Classico rosso, infatti ne voglio acquistare un altro perché mi sono accorta che guardando questa cosa di rossi non ce ne sono molti. Poi, proseguendo, un colore strano, indefinito, non capisco che colore è. Ed è questo qui. Cioè, visto così sembra un perla argentato, marroncino, sto nude, un po' così particolare. Il colore sbocciato è questo, è il secondo, vedete? Visto così non è male. Sulle labbra... Secondo me è troppo coprente, crea un effetto troppo marrone, troppo oro, troppo perlato. Non lo so, dovrei provare, poi magari ve li faccio vedere anche indosso. È nuovo, come vedete, c'è ancora proprio la riga in mezzo intatta e l'avevo giusto così provato sulla mano, sul foglio. È da verificare.
Poi, proseguendo, cioè questo è un colore assurdo, bruttissimo, sembra un colore cacca, marrone, verde, non si capisce bene che cos'è. È questo colore qui, cioè, boh, non lo so, non vi so dare, proviamo un attimo a vedere la luce com'è. Boh, cioè, è una roba strana. Questo sinceramente non mi piace molto. Proverò a usarlo per qualcosa di particolare, tipo un trucco molto tutto su giocato sui toni del marrone, tipo monocolore. Poi proseguendo, questo bel viola. Mi ero dimenticata anche questo di averlo. Io vado pazza per il viola. Quello che vedete qua in parte è uno dei miei viola preferiti, cioè l'ho usato tantissimo. E però anche questo non è male. Si presenta così, ma poi vedete. È questo qui. Questo non è male, proverò a usarlo perché alla fine a me i colori. Il viola mi piace molto come colore. Proseguendo, questo qui è. Sapete che non so che cos'è, mi fa impazzire, mi piace un sacco, ma non so di che marca sia. Magari voi lo riconoscete perché la sua confezione è questa. Vedete, tac. Qua c'è scritto quello che ho scritto lì: Watershine Diamonds Precious Ruby Pure Amethyst, colore 117. Ed è così. È molto brillantinoso, cioè adesso voi non vedete dentro, però dentro ci sono tipo di piccoli brillantini. È molto molto lucido, molto pigmentato, molto 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 bello. Ed è questo qua. Ed è uno dei miei preferiti, cioè lo metto straspesso quando, non so, magari con un trucco più naturale sugli occhi, molto sofisticato, e questo strong rossetto sulle labbra. Passando più avanti abbiamo questa tinta, che ho scritto bello perché lo adoro, della Essence, è questo qui. Ta-ta-ta, color nude. Era tanto che cercavo un color nude che mi piacesse, e questo mi piace un sacco. In più ha una consistenza davvero ottima, molto buona, sembra un burro cacao, è particolarmente cremoso e mi piace un sacco. Vabbè, qua non si vede molto bene, comunque è nude. Mi piace. Poi. Proseguendo abbiamo queste tinta della Elf, è il colore Heartbreaker. Ed è questo qui, quello che praticamente ha la tinta da una parte e il gloss dall'altra. Poi ve lo farò magari vedere meglio nella review sulla Elf. L'Elf minerale colore Putty Petal. Questo qui. Anche questo ve lo farò vedere meglio. E Elf linea base colore Fantasy. Anche questo ve lo farò vedere meglio in un altro video. Quelli della Tinte per Elf. labbra. Io adoro le tinte per labbra, questi sono i colori che ho, le adoro proprio, ma vi farò vedere, insomma, ne farò un altro video.